Quindi Monolas è One Jesus. No. Eccolo qua. Vabbè, insomma, e i sostituti chi so? Ah, Vermaelen che ci giochi 3 mesi all'anno. Vabbè, no, e dai, su, cioè, dicendo, è un fatto. Lasso, cioè, non è che ce l'hai, non ce l'hai. È vero. Però no, sto dicendo che Manolas ha una sensazione che secondo me sarà venduto anche perché non vedo altri sbocchi. Vabbè, io non sono così convinto. E come dire, io spero che dal punto di vista ovviamente anche finanziario, qua c'è un discorso anche di fair play, no? Finanziario che rispettiamo solo noi. Cioè, una cosa, l'Inter, cioè, se non sbaglio, cambierà. Noi e l'Inter ci grava questa cosa, cioè il campionato italiano. Gli altri campionati fanno come gli pare. Fanno più o meno come vogliono, no? Secondo me Manolas ha avuto un periodo all'inizio anno in cui pensava al contratto, ora non ci pensa, però insomma le sue prestazioni non sono tutti da 7, quindi tutti insomma glielo fanno notare. Secondo me, se lui rinnova il contratto, io sono la persona più felice del mondo, però sì, pure io, non facciamo mercato, a mio avviso. Ma io spero che si trovi una. Anzi, che ecco, che come disse il buon Sabatini, l'obiettivo vero è mantenere la rosa più che fare mercato. È che è qualcosa che dà un input. Però è una cosa, è una roba. Prossimo funziona. Anno non facciamo mercato, sono 3 anni che abbiamo la stessa squadra con Fazio in più. Da noi? Così non devi comprare le nuove figurine Panini, cioè, che prego, basta che non arriva il nuovo Iturbe a quella cifra, esatto, esorbitante. Cioè, vabbè, però insomma servono. Cioè, quando tu vai a fare mercato, capito? Quei soldi ti servono per ricoprire lo stesso ruolo che hai appena venduto. Sì, anche io la penso. Questo è un fatto. Insomma, abbiamo comprato vari giocatori quando abbiamo venduto Marquinhos, 40 milioni, abbiamo preso Strootman, gli Aic, insomma, vari, insomma. Manolas anche. Vabbè, ho capito, no. Non solo con soldi di Marquinhos. Marquinhos erano tipo 40 Marquinhos milioni la mela, insomma, vabbè. Ho capito, sì. E tu hai dovuto ricominciare e sei passato dai Turbe, sei passato dagli Aic. Cioè tu sei passato per queste esperienze qua, che non so belle esperienze. Ho capito, e sono soldi che hai buttato. No, cioè, questo, no. Non scambiare per Perez. Ecco, appunto, tanto più, vabbè, ennesima dimostrazione che le buttate. Tra le altre cose, Sabatino, ho letto un'intervista che raccontava della cessione di Rabiot, no? Che stava al Paris Saint Germain, era quasi tutto fatto, accordo il giocatore con la società, tutto perfetto. Se non che praticamente Sabatini racconta che arriva in un parcheggio in Francia. Si erano dati appuntamento in un parcheggio. Lo accoglie il fratello di Rabiot, che sta nella legione straniera, quindi praticamente un omone grosso e coi capelli corti, ha detto anche mezza paura. E praticamente scende dalla macchina la madre del giocatore, che pretendeva di parlare con Garcia. E lui gli ha detto no, categoricamente no, perché quando una madre parla con il mister, poi è un passo che entra nello spogliatoio. Quindi insomma, e poi ha raccontato anche un'altra cosa da cui poi prendo spunto per una domanda a Sara. Ha raccontato anche quando Garcia voleva Gervinho, lui fece molte storie, mise molti ostacoli perché non gli piaceva come giocatore. Quindi effettivamente si dimostra da quello che abbiamo sempre pensato, anche vedendo gli acquisti di Sabatini, che fosse un DS con una personalità molto forte, cioè uno che aveva un'idea sua di squadra, no? E allora ti faccio una domanda che facemmo anche all'epoca, insomma, ai nostri opinionisti. Questo ruolo del DS con personalità, cioè quindi il DS non solo colui che deve fare, no, che deve andare a comprare i giocatori o deve andare a trattare, ma il DS anche che ha una sua idea di rosa, ti piace o preferiresti invece, come se accade in Inghilterra, che il mister arriva e dice voglio questo, questo e questo, vedi chi puoi comprarmi? Ecco, diciamo che dipende dall'allenatore che uno si trova, no? Però a parte gli scherzi, secondo me le esigenze della squadra sono meglio, diciamo, comprese dall'allenatore che poi si trova a trovare ad allenare i giocatori. Quindi ecco, addirittura l'insorgere di conflitti fra il DS e l'allenatore lo trovo forse quasi controproducente. In caso specifico, penso che le esigenze dell'allenatore debbano essere messe avanti, cioè insomma in primo posto rispetto a quella che può essere l'idea di squadra del direttore sportivo, e anche perché poi si potrebbero creare anche situazioni poco piacevoli tra l'allenatore e il giocatore che è stato acquistato contro o comunque senza alla fine il suo pieno consenso.
e anche lì poi se si tratta di giocatori che devono essere motivati in caso di partite sbagliate, l'allenatore poi potrebbe trovarsi nella condizione di fatto determinare l'insuccesso del giocatore nella squadra in cui si è trovato. Quindi secondo me alla fine l'ultima parola deve comunque spettare all'allenatore. Ci può essere la proposta ovviamente del DS, anche perché Sabatini comunque è stato in grado di individuare anche dei giocatori molto validi, quindi era una personalità comunque con grande capacità, però secondo me l'ultima parola deve comunque spettare all'allenatore in questo caso. Sì, io sono abbastanza concorde con te, anche Sabatini poi a me piaceva in realtà, cioè nella tifoseria romanista sono tra chi gli ha perdonato gli errori a fronte dei grandi colpi, però insomma penso siano valide entrambe le opinioni su questo DS. No, però in linea generale sono d'accordo con te, pure sarei per un meccanismo all'inglese, insomma col mister, che poi anche perché come dicevi molto giustamente tu, molto giustamente è insentibile, è poi il mister che deve mettere in campo i giocatori, quindi se non li sceglie lui rischia di bruciarli. Esatto. Effettivamente questo Ucian, uno su tutti, io non ricordo se Ucian è proprio una cosa che mi è rimasta in testa con tutti i suoi capelloni ricci. E invece parlando di mercato in entrata, visto che stiamo trattando questo argomento, diciamo il nome più caldo attualmente, intanto la Roma abbastanza bloccata sul mercato, una Roma che ha solo dato via i turbe e che ora quindi senza un Iturbe come vice Manolà, come vice Salà, quindi diciamo come vice Salà è tanto, un Iturbe che poteva entrare volendo a sostituire uno che avrebbe sostituito Salà, quindi uno tra il Sharawi e Perotti, insomma senza di lui forse c'è un po' più di bisogno di comprare un nuovo attaccante. Il nome che si fa è quello di Grégoire Defrel del Sassuolo, no? Sì. Intanto un tuo giudizio su questo giocatore, secondo me molto molto bravo, quindi già ti dico che dovresti essere in linea col mio parere. Sì, bah, molto due molti no. No, molto bravo, è giusto, molto manco bravo, esagerato, bravo, 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 bravo. Però 20 milioni mai. Esatto. Si parla, sì, perché mai. Si parla di 20 milioni. Più che giocatori è una cifra della primavera, se non sbaglio. Più no. Giocatori della primavera, non lo so. Io avevo letto l'offerta della Roma che era tipo a 13, una cosa così. Allora, se la Roma continua a giocare con questo schema, cioè abbandona il tridente, e la Roma gioca con due attaccanti, quindi il Dzeko e uno tra Perotti e Sharawi e Salah. Secondo me, se la Roma, che ha trovato una quadratura del cerchio, una solidità con questo modulo, continua a giocare con questo modulo, cioè Spalletti vuole andare fino alla fine con questo modulo, alla Roma non serve un altro attaccante, c'è cioè pure Totti tra le altre cose, ma che voglio lascia aperto, e se alla Roma non serve, perché sennò diventano troppi veramente là davanti. E se Spalletti invece ha in mente di ritornare certe volte a usare il tridente, serve un giocatore che insomma prende il posto di Iturbe, ma no, che secondo me non deve essere Defrel, deve essere un giocatore insomma che costi di meno, non so come dire. Secondo me De Lofeo era ottimo, però l'ha preso il Milan, però insomma secondo me Defrel non serve, l'ha detto anche Spalletti dopo la partita tra le altre cose. Io sto a posto così, se la società comunque vuole prendere Defrel, a mio avviso sbaglia, perché 20 milioni sono troppi e secondo me alla squadra non serve molto, soprattutto per i soldi. Poi la squadra no, insomma, guarda, può servire, per me, non servire, per, però i soldi, pure io insomma, penso troppi, siano i soldi troppi, però sì. Già sugli 11 milioni 12 avrei pensato un po' di insomma, più. A questo punto se la Roma sta trattando Defrel a 20, cioè no, se dovevamo trattare un giocatore, dovevamo trattare Gomez a quelle cifre, a mio avviso. A 20 milioni? Beh, sì, vabbè, Gomez è pure anzianotto. Beh, neanche troppo, c'ha 28. C'ha 28 anni solo? Pensavo ce n'avesse di più. Però, insomma, 29, insomma. Io penso che siano cifre alte, non tanto per il giocatore, quanto più che altro per quanto poi te ne possa servire, capito? Certo, Salah, sì, sì. Se va vabbè, male... però, a parte Salah, diciamo che un sostituto, anche con Salah che torna, visto che ora comincia ad andare avanti in Coppa Italia, speriamo di averci l'impegno Europa League il giovedì, no? Un po' qualche ricambio in più in attacco ce lo devi avere. No, perché noi poi campiamo tanto sul fatto che, come dicevamo prima, hai una squadra che si adatta. Quindi sì. Nainggolan tu ora l'hai messo nel tridente praticamente, sì, sì, no? Sì. Però comunque
non sarebbe male Florenzi, comprare un gioco. Però non è male comprare un giocatore. Sono deciso, non serve. Torna pure Florenzi. Cioè hai deliberato Totti, ora fra te stesso. C'è pure Totti che secondo me verso la fine del campionato lo faranno giocare sempre un po' di più. Secondo me non serve. Ho deciso, non serve. Secondo te, Sara? Non lo so, io anche la penso molto... schieri. Sappi che io sono il capo però in questa radio. Allora, do ragione a te. Però condivido tantissimo l'idea che secondo me è assurdo spendere così tanto per un giocatore che appunto, a mio avviso, finirebbe per giocare in campionato gli ultimi 10 minuti, neanche tutte le partite. Per giocare forse in Coppa Italia, ma non so quanto, magari se, come spero, arriviamo alle partite un po' più decisive. E non so adesso anche in Europa League se potrebbe essere la prima scelta di Spalletti, ne dubito. Quindi spendere così tanto, quasi la metà di quello che dovremmo ricevere per Manolas, mi sembra veramente poco ragionevole. Non so se sia un problema, ecco, non acquistare nessun possibile ricambio in attacco, visti i numerosi impegni. Però ecco, forse io, se l'unica possibilità rimane questo giocatore su queste cifre, quasi quasi mi terrei la nostra rosa così com'è, piuttosto che andare a scommettere così tanto su un giocatore che alla fine non sarebbe neanche appunto impiegato molto. Torna insomma il principio che è sempre il prezzo che fa vacillare poi, no? Sì, è soprattutto quello, dato che appunto non è che possiamo disporre di finanze così, ecco, senza pensarci troppo, dato che poi si pone il problema di vendere pilastri della squadra per fare mercato. Mi sembra poi un controsenso andare a prendere un nuovo innesto spendendo così tanto. Capito. Io devo dire che rispetto a Sara e ad Alessandro, penso che un innesto in attacco da panchina e effettivamente utilizzato, come diceva giustamente Sara, negli ultimi tratti di partita, oppure da inizio per te con le squadre minori, oppure in coppa, come dire, secondo me farebbe comodo a questa Roma, e un po' ce n'è anche bisogno, secondo me, cioè nel senso fa stare più tranquilli e permette di non avere cali fisici agli attaccanti. Ma... però certo ha un prezzo che sia, questo assolutamente d'accordo, ha un prezzo che sia che non può superare gli 11 milioni forse, questo siamo veramente d'accordo. Certo non è facile, poi tanto abbiamo visto che con Caldara pure abbiamo visto che i prezzi volano, no? Già per una scommessa i prezzi sono quelli. Con De Olofeo sarebbe stato un ottimo affare, come diceva giustamente buon Alessandro, sì, osservatore di calcio internazionale. Ora andiamo. Era forte. Ora andiamo a una pausa musicale. Ci sentiamo l'ultima festa di Cosmo. Dopodiché sentiremo in collegamento telefonico il nostro amico di cuore giallo rosso, Luca Rossetti. A dopo. E ora ti andare via.
che chiudono il locale, eppure mi sento da.